Wahekujber, tutti la vostra Andrei 41 su LBX Little Butler's Experience. Siamo in questo nuovo episodio, sempre sul primo capitolo, e devo dirigermi a casa. Le battaglie di LBX per oggi sono terminate. Bella mappa di Pacifica. Davvero? La città che si chiama Pacifica? Lungo fiume. Tutte queste ambientazioni non è che mi ricordano un gioco in particolare, è che mi ricordano la regione del Kanto, Tokyo. La Level 5 principalmente mette in scena i suoi giochi a Tokyo, quindi, che tra l'altro il Kanto, dove appunto si trova Tokyo, è la regione più popolata del Giappone, forse anche per questo. Ragazzi, è stata proprio una bella battaglia. Se solo potessi avere un LBX tutto mio. Purtroppo, anche se ci riuscissi a procurarmene uno, mia madre non me lo lascerebbe mai tenere. Beh, non ci giochi, lo tieni lì, te lo fai da solo. In genere è cartoncino rinforzato, eh. Dad, what's that? This is an LBX miniature robot. Ah. An LBX robot? Una miniatura di un robot LBX è un LBX. He can fight opponents much bigger than he is. Really? Sweet! Hey, Dad, can I have the robot? I'm really sorry, little man. I wish I could give it to you, but I can't. It's a prototype. Aww. A prototype? Yeah, it means that it's not quite finished yet. But Van, by the time you're old enough, I promise this will be ready for you to use. Just you wait, son. Okay. Buono allora. After that night, Dad immersed himself into developing the LBX. He worked on it non-stop. E ciò. And then, there was the accident. No. Yesterday evening, flight PA-0227 mysteriously disappeared off of radar. The flight was a special charter carrying scientists and engineers bound for A country. They were going to the Neo-Technology Guarda che facce. Summit. Mamma mia, che facce. Il terrore. Cioè, non è disperazione, quello è terrore. However, based on the plane's location when it went missing, authorities fear the worst. Grazie. And that's why mom hates those little robots oh, so much. Le mamme. Because if it wasn't for LBX, Dad would still be with us. Ma non è per quello. But mom, sicuramente, è sempre, c'è sempre il twist dopo, no? LBX, I feel a connection to Dad. After all, he's the one who invented them. Even if nobody else believes wow, it. Già c'è il twist. No, il twist sulla, sulla morte di nostro padre poi sarà ben più grande di questo, sicuramente. Van? Van Yamano? Ah? Ah, questa non è quella che è scappata dal laboratorio. Si riconosceva subito. Sei tu Van Yamano, giusto? Ti ho cercato ovunque. Perché, signorina, mi hai cercato ovunque? Cercavo di andare avanti con il touchscreen, o comunque sia con i tasti, ma non funzionava. Perché è stato progettato su PlayStation Portable, quindi era un po' difficile che implementassero la funzionalità classica di Level 5 su 3DS. Però va bene, va bene. Oh... Da parte di chi? Case holds the key to saving the world. Addirittura. What do you mean? Found her yet? She ain't over here. Ma cos'è? Una rana? Van, there's no time. L5. In this case lies something that can bring hope or despair for all humanity. No matter what, it can't be allowed to fall into the wrong hands. This is your responsibility. Don't give it away to anyone. But why me? I wish I had the time to explain. Just remember, this is something you are supposed to have. Are you sure? Did you hear something? Sorry! Had a big lunch. You need to get out of here quickly. Wait, I still have so many questions! Loro stavano venendo dalla stessa parte in cui lei è scappata. Chissà di cosa parlava. E questa, che cos'è? Valigetta misteriosa.
Il quartiere residenziale è stato aggiunto alla mappa di Pacifica. Forse, e dico solo forse, va letto Pacifica perché ovviamente è inglese, però è più bello Pacifica. Mi viene più naturale dire Pacifica. Capo, l'abbiamo persa. E ora che cosa facciamo, capo? Ora che ci penso, credo di aver appena visto un ragazzino. Mi chiedo se... Perché non finiscono mai i discorsi questi cattivi? Si aspettano che io sappia cosa vogliono dire? Sì, perché lo so, però fate un discorso completo. Oh, sempre a metà lo lasciano. Ah, pensavo che fosse casa nostra, dico. What? Che succede? I see. Call me back if there's any new intel. Con chi stavi parlando? Con il tuo uomo infiltrato? Sì, un nuovo modello di LBX che era ancora in fase di sviluppo è sparito. È sparito? Pensi che qualcuno l'abbia rubato? Probabilmente sì. A quanto pare è custodito all'interno di una valigetta argentata. Incredibile. Questo potrebbe significare caos totale. Oppure potrebbe essere la nostra grande occasione. Se riusciamo a entrarne in possesso, potremmo lanciare il nostro attacco contro i sostenitori della nuova Alba. E a quel punto potremmo sconfiggerli una volta per tutte. Dobbiamo trovare il modo di mettere le mani su quella LBX. Tutti quanti che vogliono questo prototipo. Looks like it's in there. Perché? Perché sembra che io sia qua dentro? Mamma, sono tornato! Mamma, sei in casa? Non c'è tua madre, lancio una super festa. Mi sa proprio che è uscita. Esplora a casa tua. No, devo andare qui veramente. Ma posso andare... Meglio non uscire. No, no, non volevo uscire. Volevo solo andare un attimino in camera. Cioè, praticamente... L'unica cosa che possiamo fare noi è andare in camera nostra e nel soggiorno? Sai che roba? Vuoi aprire la valigetta misteriosa? Sì, da tutta quanta altra parte del tavolo, però... Accidenti, quella donna mi ha davvero spiazzato. Se n'è andata senza nemmeno darmi il suo nome. Dirmi. Darling. Sembra proprio che mi conoscesse. E poi questa valigetta. Ha detto che contiene la chiave per salvare il mondo. Che cosa sarà mai? Come può essere la speranza dell'umanità e la sua disperazione? Beh, se devo proteggere questa valigetta ho bisogno di sapere che cosa contiene. A meno che non si apra facilmente, forzala. Con un piede di porco. An LBX. I wonder if this thing works. Beh, dovrebbe, no? Capo, entriamo e non pensiamoci più. Calmati, Mini, deve avere pazienza. Quell'LBX è dotato di una trappola chiamata Freccia della Morte. Se una persona non autorizzata cerca di toccare il robot, zac! La Freccia della Morte, ne ho sentito parlare. Mancata autorizzazione, bzz! La Freccia della Morte attiva una scarica elettrica che può atterrare un gigante. Che cosa avrà tanto speciale con l'LBX? Non lo so, nessuno mi dice mai niente. Cosa? Quindi è un LBX misterioso? Wow, quel ragazzino l'ha toccato! La paghiera è molto cara. Povero ragazzo, non sa cosa lo aspetta? Che delusione. Impossibile! A quest'ora avrebbe dovuto essere KO! Che è successo, capo? Il sistema di sicurezza non ha funzionato? Accidenti. Non ci resta che passare al piano B. Ottimo, il mio secondo piano preferito. I nostri LBX dovrebbero riuscire a intrufolarsi senza problemi, no, capo? Sei un genio, capo! Pronti? Andiamo! Sì, capo. Perché c'è sempre il capo che ha la femmina? Con i due scagnozzi, ovviamente, i suoi due sgherri maschi... Proprio una cosa... Questa c'è in tutti quanti gli anime, manga, videogame che potreste mai pensare. È molto più comune di quel che sembra.
Ho visto una cosa molto interessante. Man, who's controlling these things? Sulla... There's no choice. If they want to fight, they got one. Ready? AX00, bello. Dicevo, sulla parete del muro del giardino ci sono dei simboli molto familiari. Per ora non mi pronuncio, però aspettiamo. Lascia fare a noi, capo. Penseremo noi al ragazzo. Un combattimento senza limiti, eh? Non ne ho mai fatto uno, ma credo di non avere altra scelta. Non ho paura. LBX, vai! Inizia battaglia. Penso che possa andare bene così. Premi L per difenderti, ma fai attenzione. Se ricevi troppi colpi, la tua difesa si aprirà. Allora, con... Ok, posso difendermi con L, sì. Vuol dire che devo solo difendermi per ora? Oh, difenditi. Sì, però prendilo. Mannaggia a me. Ok, ho capito. Praticamente devo attaccarli quando loro si stanno ricaricando. Vieni qui, bravo, vieni qui, bravo, vieni qui, vieni qui. Ah, presi col salto in attacco. Con l'attacco in salto, cosa sto dicendo? Dai, su, attacca lì. Oh, e dai però con sti cacchio di pistole voi pure. Accidenti a me. È morto male quello, poverino. Vieni qua, vieni qua, dai. È andato, e ora? Mamma mia. Urla di meno, urla. Ne manca solo uno. Dov'è? Ah, che sarebbe quello più forte, immagino. Ma che state facendo? Accidenti. Non ci si può mai fidare. Ne resta solo uno. Oh, wow. Il mio misuratore C è pieno. Finalmente posso usare una modalità d'attacco speciale. Per usare una modalità d'attacco speciale devo premere R e poi selezionare l'attacco. Ok, anche nel touchscreen. Devo solo avvicinarmi e premere R. Ok, vai. E questo è quanto? Vai. Eccoti, ecco la tua fine. Vai, prendilo. Uno? Ma come uno? Perché stava a terra? Ma dai. Eccola qua. Era tanto difficile, era? Ma... Distrutto proprio. Ma non è cartoncino. Questi sono proprio robot di acciaio. Boh. Wow, è davvero forte. L'abbiamo perso. Lo vedo anch'io, Capitano Ovvio. Ancora andava di moda Capitano Ovvio nel 2011? Ma quell'LBX ha qualcosa di molto strano. Qualcosa di strano? Che cosa intendi? Non vorrei interrompervi, ma faremo una brutta fine se non ce ne andiamo subito. Meglio svignarsela, capo. Hai ragione, andiamocene. Perché faremo una brutta fine? Cosa... Cos'è? Van esce e vi prende a badilate? Sì, ce l'ho fatta! Ma che cosa sta succedendo? Volevano questo LBX. Ah, mi costerà una bella punizione. Magari ho tempo per sistemare prima che la mamma... Van, sono tornata. Ma esce con l'Apron, esce? Oh, mamma, sei tornata presto. Ho fatto qualche modifica al salotto. Oh, che cosa è successo qui? Mi sta arrabbiando. Allora?
Van, non dirmi che stai usando un LBX qui in salotto. Sì, mamma, ecco. D'accordo. Ne parleremo più tardi. Assicurati di pulire tutto. Non sembrava arrabbiata. Mamma, non sei arrabbiata? Pensavo che tu... Va a finire che non è la madre. Alla fine... Oh mio Dio, attenzione! Van, tesoro, alla fine quel giorno è arrivato, vero? Che succede qui? Quale giorno, mamma? AX00 è operativo. È stato attivato da un utente autorizzato. Un utente autorizzato? E chi sarebbe? Risalgo al nome dell'utente. È Van Yamano, un ragazzino di 13 anni. Van Yamano. Capisco. Quindi è lei. Avrei dovuto capire fin dall'inizio che c'era lei dietro tutto questo. Si rende conto di ciò che ha fatto? Ha forse intenzione di distruggere il mondo, dottore? Chi sarà mai questo fantomatico dottore? Si vede! Finalmente ha capito che sono stato io, Devin. Anche se potrebbe essere troppo tardi ormai. Lei e l'uomo per cui lavora non riuscirete mai a impossessarvi di AX00. Non sarò più la vostra marionetta. Come fa a non capire? Il nostro obiettivo è cambiare il mondo e per farlo abbiamo bisogno di... potere! Un incredibile potere. È solo una teoria. Sono sicuro che in molti non sarebbero d'accordo. Dottore, lei è di estrema importanza per i nostri piani, ma non le permetteremo di intralciarci. La capsula di platino contenuta in AX00 è protetta dalla freccia della morte. Ne sono perfettamente a conoscenza. Non è vero. Non perfettamente, almeno. Questo sistema è speciale. Speciale? Se qualcuno non autorizzato tocca la capsula di platino, attiverà la freccia della morte, che lo metterà al tappeto. Inoltre, se qualcuno tenterà di rimuovere la capsula di platino con la forza, l'LBX si autodistruggerà e il chip all'interno della capsula di platino andrà perduto. E lei sarebbe disposto a perdere il lavoro di una vita intera? Ma come le viene in mente? Quei dati sono preziosissimi. Ha ragione, quei dati sono il futuro dell'umanità. Ma? Preferirei che andassero distrutti, piuttosto che vedere il frutto del mio lavoro trasformato in un'arma. Capisco, e così ha deciso. Purtroppo per lei, però, credo che abbia dimenticato qualcosa. Gli LBX vengono utilizzati in battaglia, e questo sarà anche il destino di quello di Van Yamano. Ha forse dimenticato che un guasto all'alimentazione dell'LBX renderebbe la freccia della morte inutilizzabile? Se distruggessimo AX00 mentre Van Yamano lo sta controllando, metteremmo il sistema in fuori uso. E potremmo riuscire a rimuovere la capsula di platino e impossessarci così dei segreti che contiene. E lei crede davvero che Van Yamano si possa battere? Crede che un ragazzino abbia qualche chance contro i nostri agenti? Per raggiungere i nostri obiettivi, non ci fermeremo di fronte a nulla, non lo dimentichi. Portatelo via. Yes, sir. Ma io riuscirei a divincolarmi facilmente da quei due. Conosco i punti deboli di un uomo. Vuoi salvare? Quindi qui termina il primo episodio, mi stai dicendo? Oh, beh, allora Cuggi termina anche questo video per oggi. Devo dire che sta diventando molto interessante. Però AX00 è un LBX a quanto pare molto potente, un'arma di distruzione di massa che se in mani sbagliate uccide quello che l'attiva. Wow, la freccia, wow, è fantastico, tutto ciò è fantastico. Io direi che per oggi dunque è tutto, nel prossimo episodio di LBX vedremo cosa c'è da fare, sicuramente ci saranno altri combattimenti, e magari potremmo personalizzare il nostro LBX e farlo diventare l'LBX che tutti quanti conoscono.
Anche se non sono sicuro che funzioni proprio come ho appena descritto, ma penso che Achilles sia un altro LBX ancora. Ad ogni modo, Gugio, per questo video è tutto. Come sempre vi ricordo in descrizione il link per Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi, e noi ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye!